La partita dura, tosta, fisica, con tanti scontri, tanti duelli. E lo sapevamo che questa è una squadra che gioca così, ma anche noi siamo preparati a giocare così. Ce ne sono state tante di queste partite durante l'anno. E se abbiamo questa classifica è perché sappiamo affrontare queste partite, l'abbiamo interpretata nel modo giusto, nonostante sia difficile giocare a questi livelli, sia contro di loro che sono una grande squadra. Certo, adesso il Santa Mano ci può credere, quindi. Ci può credere per i playoff, diciamo, perché il campionato comunque non solo è stato arrivato a Conigi, ma c'era un distacco prima della partita che comunque è importante, dobbiamo riconoscerlo, però dobbiamo crederci per i playoff, per provare a fare qualcosa di importante. Oggi ti chiedo qual è stata l'arma in più del Sant'Albano, forse l'avere quel guizzo finale, crederci fino alla... Secondo me ci hanno creduto soprattutto i cambi, perché comunque, se non sbaglio, il gol è arrivato grazie ai cambi, dall'assist al gol. Quello ha fatto la differenza, crederci, chi è entrato ci ha creduto e ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati ricompensati. Quindi secondo posto che vorrete poi consolidare in queste ultime giornate? Assolutamente, l'obiettivo è quello, provare ad arrivare più in alto possibile, come dice il mister, come ho detto tante volte, provare a fare il meglio che possiamo, quindi vincere tutte le partite e a questo punto tenere il secondo posto. E che partite saranno queste che vi aspettano? Immagino uguali a questa, se non più difficili ancora, perché siamo verso la fine. Sorta di finali, diciamo. Finali per provare nel secondo posto, per provare ad arrivare comunque a un vantaggio per i playoff. Ultima cosa, ti chiedo se hai una dedica per il gol di quest'oggi. Ma dedica per me, per la difficoltà che ho avuto, per la stagione che è stata. Comunque mi trovo benissimo qua e dedica per me e per la squadra. Grazie mille. Grazie a te, arrivederci.